Buongiorno, pomeriggio, buonasera, quando vedete questo video, questa è la mia top personale, top 10 waifu personale. I criteri che ho scelto è aspetto fisico e carattere. Mi sono dato la regola che un solo personaggio per autore, per evitare che ci siano troppi personaggi di varie serie dello stesso autore. Bene, cominciamo con la posizione 10, che è Nami One Piece. Voi direte, come mai al numero 10? Semplicemente perché fisicamente la preferivo nelle sue nelle prime stagioni, quelle successive mi sembra un po' sproporzionata, quindi non caratterialmente mi può piacere, però fisicamente non più di tanto. Al nono posto c'è un personaggio molto secondario di Rob Hina, cioè Mutsumi Otohime. Oltre che essere molto carina, è sbadata, sincera, non, spesso e volentieri non si accorge di quello che succede attorno, quindi è un personaggio che apprezzo molto. All'ottavo posto abbiamo Hinata Hyuga di Naruto. È dolce, riesce a superare i suoi stessi limiti, è sinceramente amata del protagonista, però, e ha un bel fisico, però il fatto che abbia le pupille bianche non è che mi piaccia più di tanto, non è un particolare che mi attrae più di tanto. Al settimo posto abbiamo Albedo di Overlord, bella, letale, sinceramente innamorata del suo padrone, Heinz Goon, però il fatto che come si possa innamorarsi di uno scheletro, però è un caso a parte, però mi piace molto, decisamente. Sia come personaggio che come fisico. Al sesto posto, sesto, abbiamo Yoko Littner di Gurren Lagann. Anche qui abbiamo un personaggio d'aspetto fisico molto bello. Passa metà della serie in bikini, cosa che non mi dispiace per niente. Si mostra essere una sorella maggiore per uno dei due protagonisti e si innamora dell'altro, anche se il suo amore è tragico, però è un personaggio che caratterialmente mi è piaciuto abbastanza. Allora, al sesto posto abbiamo Kaori Makimura di City Hunter. Questo personaggio mi piace soprattutto per il suo carattere, anche l'aspetto fisico non mi dispiace, però per me è stesso motivo, il personaggio mostra spesso di avere un lato dolce e mi è piaciuto e mi piace molto. Allora, prima di passare le prime 5 posizioni, di cui le prime due, forse, e saprete già perché se conoscete questo canale, se mi seguite da tempo, le prime due posizioni dovreste già conoscerle. Una menzione d'onore va a Loya Jaoka di Shawn College. Fisicamente non è questa grande bellezza, però la sua dolcezza, il fatto che riesca
sia veramente innamorata del protagonista, nonostante il protagonista abbia un caratterino molto, che con la sua spavalderia poi nasconde un altro, i sentimenti dietro, e la sua timidezza dietro una spavalderia, insomma. Il fatto che lei riesca lentamente a cambiarlo è una cosa che di quel personaggio mi è sempre piaciuta, e è stata una delle mie prime waifu, prima ancora che sapessi cosa significasse waifu, cioè è un personaggio femminile che mi è sempre piaciuto. Bene, passiamo alla posizione numero 5, e qui, sorpresa delle sorprese, abbiamo Bulma di Dragon Ball. Cioè, colei che se la conosci ti cambia radicalmente la vita. Perché è successo con Goku, è successo con il principe di Saiyan! Ovvero, conosci, soprattutto con quel carattere che non si, non sta, riesce ogni volta a superare le sue paure, avere a che fare con persone che sono immensamente più potenti di lei. Soprattutto col fatto che riesca in qualche modo ad uccidere chiunque, persino un dio della distruzione, quindi è già tanto. Però rispetto a quelle che sono le altre posizioni, diciamo che mi piace leggermente di meno, nonostante sia comunque un bel personaggio, però non è che, insomma, qualcosa che rispetto agli altri mi fa piacere leggermente di meno. Al quarto posto, direttamente da Monster Musume, abbiamo Tionisha. E voi dite, ma chi è? È un personaggio secondario di Monster Musume, è dolce, nonostante, oltre che essere molto bella, è dolce, sì, lei deve stare attenta a contenere la sua forza perché lei ha testate in frange di muri di cemento, come se noi attraversassimo un muro fatto di carta velina. Però, soprattutto nel manga, perché nella serie TV appare molto poco, però nel manga, vedo la sua dolcezza, il fatto che riesca a intenerire i cuori di alcuni personaggi, insomma, è un personaggio che mi piace tanto. Al quarto posto abbiamo Shoko Komi di Komi Can Communicate. Tanto bella quanto timida, così timida che si esprime solo quando riesce a comunicare con le persone tramite, il suo tramite un quaderno in cui scrive quello che vorrebbe dire. Ed è un personaggio che mi ha sempre, da quando ho visto la serie, veramente mi è piaciuta tanto, ma tanto, ma tanto. Un attimo, lei è al terzo posto, non al quarto, perché mi sono un attimo confuso, sapete, a volte mi confondo soprattutto su queste cose un po', su questi un po' lunghi. Quindi Shoko Komi è al terzo posto, ma chi ci sarà al secondo posto? Chi mai potrà esserci? Ovvero Rias Gremoli di High School DxD. I motivi fisicamente per cui mi piace, beh, basta guardarla, però anche lei, come altri personaggi, è tanto forte, tanto letale con gli amici, quanto dolce e sinceramente innamorata, dolce e sensibile con i suoi compagni, quanto innamorata
del protagonista, che vuole farsi un AIM, non si può creare, eccetera. Lei è rappresentanza, del gruppo di azionisti, perché altrimenti avrei dovuto aggiungere altri due ragazzi, che però non faccio perché, per via della regola che vi ho detto all'inizio. Nel primo posto, chi mai ci potrà mai essere? Chi? Ma guardate un po', se non lei, la grande, la sola, l'unica, la mitica, se no la mu di Urusei Yatsura. Cosa mi piace di lei? Praticamente tutto. Sì, rispetto alle altre presenti in quella classifica, ha un aspetto fisico più normale, perché le sue misure sono quelle di una ragazza normale. Perché le misure ufficiali, quelle che la Tarasia ha rivelato, sono praticamente quelle di una qualsiasi ragazza, ma anche perché fisicamente era ispirata a una modella giapponese o cino-americana chiamata Agnes Jum. Quindi, però, fisico a parte, anche nel remake che hanno fatto mi piace abbastanza, certo, sono più abituato a vedere nella versione classica, però anche lì mi piace. Se non fosse che, come tante di queste ragazze di questa lista, ha un fidanzato che non se la merita, perché non se la merita, non sarebbe mostrare quell'altro suo così geloso, possessivo. Ovviamente, ecco, le mette innamorata di uno che guarda tutte, ci provo tutte, tranne che con lei, quindi è logico. Però è logico pensare che si arrabbi. La cosa non gli vada a genio. Non so che altro dire su di lei, che se Atamu Oboshi non fosse il dueño, che non vedremo ogni singola puntata le sue sfuriate, e forse anche meglio così. Bene, con questa posizione ho concluso. Se volete una top 10 maggiorata, cioè solo maggiorata, in cui parlerò con la top 10 solo di maggiorate, in cui il criterio sia solo aspetto fisico, dovete prima di tutto farmelo sapere nei commenti qua sotto, e far sì che questo video raggiunga le 20 visualizzazioni. Bene, le 20 visualizzazioni in su, e mi piace. Basta anche uno, in modo da capire che questo mio modo di fare, che queste top mi interessano, perché se mi interessano le faccio, altrimenti no, perché anche per fare questa top ho dovuto pensarci un po' su, perché di ragazze carine e che mi piacciono negli anime ce ne sono tante, quindi trovarne 10 è stato non difficile, però mi ci è voluto tempo, mentre gli altri video li faccio soprattutto di getto. Invece questo qui è stato studiato. Bene, vi do appuntamento nel prossimo video.